Rivivere il proprio giorno più bello, dire ancora una volta quel sì che è stato addirittura per 50 anni. Questo appunto vivono le nostre coppie aretine. Allora, si ricorda come ha chiesto la mano di questa bella signora? Durante un ballo a Montemarchi, al bersagliere, cosa che non esiste più da tanto tempo. Sono andati come amici e si uscì con un pochino di più di amici. Quando si è dichiarato in un cinema, venne vicino a me, a quei tempi lì si andava al cinema il giorno. E mi disse che si era innamorato di me, perché noi non ci si parlava. 3, 2, 1, via! Bene, molto bene. E io dico sempre a loro che spero di rivederli tra 10 anni, quando rifaranno i 60, quindi è un augurio personale di poter vivere ancora con grande salute e con grande tranquillità, e quello collettivo di lasciarci l'esempio che da oggi viene, che è quello della pazienza e del saper stare insieme per costruire. Quindi i cocci a volte non si buttano, si mettono insieme e si guarda avanti. Questa è la città di San Donato, quindi su come si rimettono insieme i pezzi abbiamo qualcosa da dire. È un sì come allora, meglio di allora? Forse è bello anche oggi, era bello anche la prima volta sicuramente, ma oggi sono tanti anni e quindi forse è meglio. No, come allora, sì. Innamorato come 50 anni fa? Sicuramente sì. Un traguardo che insomma ai giorni nostri sembra quasi impossibile, 50 anni d'amore e di tanta pazienza, dicono queste coppie. Sono storie belle, vuol dire anche che hanno vissuto talvolta la fatica di affrontare difficoltà, impegni, avventure inaspettate, però dimostra questa storia di 50 anni come quando c'è l'amore si può camminare insieme, si possono affrontare anche fatiche della vita, e quindi è bello essere qui per portare a loro l'augurio più bello che si meritano. Anche quest'anno sono dunque quasi 100 le coppie presenti qui al centro di aggregazione Fiorentina, che è stato il primo a fare questa manifestazione, poi tanti sono venuti dietro. Questo è il 21esimo anno. Sì, veramente siamo molto contenti, molto soddisfatti. Vedere tutta questa gente qui veramente dà un'adrenalina non indifferente, siamo veramente felici. Dai. Poi quest'anno abbiamo avuto anche una bella cosa, la nostra collaboratrice ha fatto tutte le bomboniere a mano. Sì, tutta uncinetto, sì. È un sacchettino, sì. Vabbè. Ovviamente con l'oro, perché nozze d'oro. Certo, in tema questo, No, è una cosa che si fa volentieri per il nostro centro, è piacevole fare tutto questo, vedere tutta questa bella gente qua.